anteprima nazionale per la storica e prestigiosa manifestazione La Modella per l'Arte 2016, giunta alla 40ª edizione. La serata è presentata dall'attrice Loredana Sileo. Si è svolta con una cena di gala alla discoteca-ristorante Gilda di Castelletto Ticino, sul Lago Maggiore, uno dei locali più eleganti d'Italia, frequentato anche da molti personaggi dello spettacolo. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Piemonte, della città e proloco di Stresa e con il supporto determinante della famiglia Mugnai, proprietaria dell'hotel Villa Carlotta, dove ad ottobre si svolgeranno i festeggiamenti finali. Il suggestivo hotel, immerso in un lussureggiante parco secolare sulle sponde del Lago Maggiore, ha già ospitato varie volte l'evento finale. A questa anteprima nazionale al Gilda sono state festeggiate ad honorem 4 modelle per l'arte. Le 4 festeggiate ad honorem sono tutte ex modelle per l'arte, vincitrici e premiate alla scorsa edizione, attualmente protagoniste in importantissimi eventi televisivi, su Rai 1, nel cinema, nella pubblicità e nell'alta moda. Le 4 festeggiate sono Giulia Ferraz di Milano, Eleonora Callegarin di Torino, Valentina Zambon di Lodi e Alessa Fischer, l'americana che sfila per noti stilisti. Nelle prossime immagini le vediamo mentre vengono festeggiate al Gilda. Oltre a molti pittori protagonisti, alla serata erano presenti Valerio Merola, il vice sindaco di Stresa, l'avvocato Carlo Falciola, il presidente del network televisivo Rete 7, l'architetto Piero Manera, l'imprenditore della moda Franco Battaglia, la stilista Angela Bellomo e l'organizzatrice di eventi e sfilate di moda Angie Corbo. Alle ragazze festeggiate sono andati bellissimi regali degli sponsor: i favolosi orologi Pierre Bonnet, i cosmetici professionali per l'estetica Harlem della Mondial Cosmesi di Torino, i raffinati capi maglieria di André Maurice, i capi Modamare della collezione Mélie et Madeleine. Per tutti, brindisi con Bosca Anniversary e Bosca Verdi. Durante il galà sono stati presentati i 20 maestri della pittura, protagonisti che realizzeranno i quadri sul tema La donna d'oggi, ispirati da altrettante belle modelle che saranno scelte con eleganza in occasione dei vari galà itineranti in prestigiosi locali e hotel italiani. Invitati da un importante comitato di critici d'arte e con la consulenza della casa d'aste Meeting Art di Vercelli, realizzeranno le opere i seguenti artisti: Ugo Nespolo, Bruno Donzelli, Paolo Baratella, Antonio Pedretti, Marcello Scuffi, Brescianini da Rovato, Luca Dall'Oglio, Bruno Landi, Camillo Francia, Giuliano Ottaviani, Gianni Borta, Giorgio Chiesi, Franco Anselmi, Guglielmo Melzaid, Maurizio Rinaudo, Giancarlo Gottardi, Domenico Simonini, Stefano Galli, Fabrizio Gavatorta e Carlo Mirabasso. Alcuni di questi importanti artisti sono già stati protagonisti nelle passate edizioni. Le opere così realizzate da questi importanti maestri, dopo i festeggiamenti finali, saranno esposte in mostre culturali che percorreranno varie gallerie e sedi pubbliche. In prestigiosi hotel di tutta la penisola si svolgeranno diversi galà itineranti per scegliere le modelle ispiratrici degli artisti. Rete 7 è il partner ufficiale della manifestazione e seguirà con evidenza tutte le varie fasi degli eventi. Dicevo, una grande storia cominciata dal 1977, proprio qui, sul Lago Maggiore a Stresa, che ogni anno vede grandi pittori italiani protagonisti nel realizzare un quadro sulla donna d'oggi, ispirandosi a modelle che rappresentano la donna del nostro tempo. I quadri ovviamente non sono in gara, perché sono quadri dei grandi maestri pittorici, che dire pittori comunque era riduttivo, e ci terrei a dire che sono veramente dei grandi maestri dell'arte contemporanea a livello nazionale e internazionale. In questi anni
grandi pittori ne sono stati protagonisti ovviamente, i più grandi, e poi sono arrivati anche loro che non sono meno. Basta citarne alcuni: Aligi Sassu, Salvatore Fiume, Gianni Dova, Remo Brindisi, Sandro Chia, Mimmo Rotella, Valerio Adami, Franz Borghese, Emilio Tadini, Ernesto Treccani, Giovan Francesco Gonzaga e tantissimi altri. Diciamo che questa manifestazione ha accolto e sposato dei grandissimi maestri, che a oggi ne abbiamo tantissimi altri anche qui questa sera, ma poi ne parleremo dopo a riguardo di questi ospiti straordinari. Molte delle modelle ispiratrici sono diventate ora famose, di cui Maria Teresa Ruta, che è stata la prima, dove ha esordito, e la sua grande fortuna che oggi è una grande presentatrice è nata grazie alla manifestazione della Modella dell'Arte, dove è stata premiata a Stresa. Continuando, Valeria Marini, Paola Parale, Paola Perego, Luisa Corna, Ora Borselli, Emanuela Fogliero, Barbara Chettini e tantissime altre. Ospita da ben 17 anni. Adesso chiamiamo le nostre modelle, diciamo le modelle che ci ha portato l'imprenditore della moda di Franco Battaglia, sperando di non pronunciare male dei cognomi, perché Irina Log, Christian Adamovic. Grazie. Continuando, poi c'è anche Chiara Baiardi di Pavia. Comincio con Rachele Gambasi, Diana Nicoletta. Abbiamo un altro sguardo di rosso, un tramonto pazzesco, luccicante, sfavillante. Serena Bonababi, è bellissima, se ho sbagliato il tuo cognome non me ne volevo, eventualmente di pure. Fabiana Landi, grande, grande, un incoraggiamento perché è veramente giovanissima, per quanto veramente fantastica, altissima, straordinaria. Sarà il momento di proclamare la modella d'onore. Qui noi abbiamo avuto sempre delle modelle d'onore importantissime, per cui hanno sempre portato molta fortuna, da Borselli O'Hara alle letterine, a grandissime attrice, a Valentina Pace, alla Luisa Corna, per cui abbiamo avuto sempre delle madrine d'onore di grandissimo rilievo. Quest'anno, visto che la manifestazione è quarantennale, si andranno a sdoganare delle altre situazioni, ci saranno delle bellissime sorprese, per cui non ci sarà soltanto una modella d'onore, ma ce ne saranno più di una, per cui questo sarà un buon auspicio per tutte loro, perché ha sempre portato una grande fortuna questa premiazione, e Valerio Merola ne sa qualcosa. Disponibilità meravigliose. Prego, andate ad accomodarvi. A questo punto è arrivato il momento vecchi amici storici che mi seguono da tantissimi anni. Valerio ha cominciato con la Modella per l'Arte nell'87 ad Acquitaione. Va bene, io ho detto questo, ringrazio molto Paolo per avermi invitato. È vero che sono tantissimi anni che ci conosciamo, conosco tutta la famiglia di Modella per l'Arte, dagli operatori alle modelle, ai pittori. Devo dire che Paolo soprattutto ha un grande pregio, che dopo 40 anni di modella e qualche anno in più, che ahimè passano per tutti, anagrafici, è sempre uguale. È sempre uguale. E quello no, mi sembra diverso da 30 anni fa, a me sembra sempre rompi i coglioni, è stato. Però un grande amico, un grande affetto per lui, e come ha detto giustamente il vice sindaco, le battute sono una cosa, la realtà è un'altra, è veramente un organizzatore che ha da tanti anni organizzato e organizza tuttora una manifestazione culturale di bellezza e di arte, e in Italia non ce ne sono poi così tante, quindi non ce ne sono proprio. Va bene, grazie, complimenti. Qui adesso vorrei anche Franco Battaglia, che anche lui ci segue da almeno 30 anni. Allora, Franco, adesso può
voi avrete il compito di consigliare le fasi e alle nostre festività. Okay. Adesso ne conosceremo. Franco, cosa ci dici della tua attività? Che ormai ci sempre, ti vedo sempre sul peso in tutti i posti, alberghi a 5 stelle da tutte le parti, recentemente a Lugano. A Lugano sono stato, ho avuto il piacere di lavorare insieme a Angela Bellomo, che mi ha fatto una serata di beneficenza. Era una cena che costava 3.000 euro e abbiamo raccolto quasi 90.000 euro per il principe Alberto di Monaco, che notoriamente è povero e aveva bisogno di questa. Poverissimo. No, mi sembra il soggetto giusto come cena di beneficenza, per la sua essendo residente a Monaco, la sua fondazione. Sì, sto scherzando, no, sto scherzando. Ma no, hai anche ragione. Di beneficenza da per i principi bisognosi, ma pure cioè, anche i principi hanno bisogno di qualcosa. Ci sono i principi decaduti. Principi decaduti, principi che hanno problemi di magioni che non possono più restaurare. Principi. I soldi per pagare il cameriere. Esatto, bravo, governanti, bandinaie. Arunato un attimo brevemente la tua attività di imprenditore della moto, perché so che hai 3 o 4 agenzie per l'Italia. Sì, noi cerchiamo sempre modelli in tutto il mondo e apriamo anche le agenzie in alcuni posti, non solo a Milano. E abbiamo un'agenzia a Milano, a Bologna, a Roma, a Taranto, a Budapest e in Romania a Costanza. Bene, allora Loredana, puoi venire qui perché dovrai consegnare. Allora abbiamo le festeggiate, adesso vi dico chi sono. Ad esempio la prima, in ordine così casuale, la prima è Giulia Ferras di Milano. Lo scorso anno è stata seconda classificata alla finale di Modello per l'Arte, per un solo voto non ha vinto, per un solo voto. Dov'è Giulia? Ecco Giulia, vieni qui. Ecco Giulia, rimani qui perché questi amici adesso ti consegneranno la fase ufficiale. Dai, Loredana, per favore. Franco, che fa? Prego. Franco. Potete venire un po' più sopra la scritta? Ecco, mettiamo la faccia. Di qua. Allora, prende l'altra fase. Certo. Ecco, allora, sentiamo un po' Giulia Ferrari di Milano, il suo commento è stato seconda figata, è stata Miss Lombardia lo scorso anno, alla finale. Ascolta, nel 2015 fino alla prossima edizione c'è ancora te, è arrivata per i primi 5 Miss Italia, poi recentemente l'abbiamo visto sulla Rai, adesso la trasmissione non la ricordo, con Raffaella Carrà, come si chiama? The Voice of Italy. Che hai cantato con una voce strepitosa, è stata una sorpresa perché so che hai passato il turno. Sì, sono arrivata quasi in finale, grazie a Dio. Quindi la mia vita proprio come piacere. E poi con la mia agenzia ha fatto una pubblicità bellissima, esce tutti i giorni, adesso la gente chiede l'autografo, vero o no? Che pubblicità è? Vero, di Tigotà, uscita di Tigotà. Con l'agenzia Smile, che è la mia agenzia. Va bene, vedi tutti vicino che fanno delle foto. Volevano interpreti. No, va bene. La prima. Poi riceverai dei bei regali, dei nuovi sponsor. Ecco, fatta la prima, rimani qui con noi. Giulia, la seconda premiata, anche lei lo scorso anno è stata protagonista del Modello per l'Arte, ha vinto il titolo speciale del Modello per il Cinema e si chiama Eleonora Callegari, che arriva da Torino. È una ragazza che sta facendo già passi da giganti nel cinema. Eccomi! Dagliela! E certo! Ma no, fermati! Guardate la maestria con la quale ho messo la fascia, in genere le mettono sempre storno. No, è sempre... Ecco, vedi sotto il cartello. Vai pure le domande perché ha fatto... Allora, Donora so che addirittura fa l'Accademia di recitazione a Roma, vi racconto. Esatto, allora io quest'anno ho avuto il grandissimo regalo da parte di Rossella Izzo di poter frequentare la sua Accademia di recitazione, che mi ha permesso di lavorare con alcuni registi importanti, ad esempio Giulio Manfredonia, Stefano Reali, Federico Moccia, Fausto Brizzi, insomma, speriamo. Certo. Incrociamo le dita. Dio un po' nel tuo percorso, il tuo percorso. Io anche, esatto, ho iniziato
cominciato da piccolissima facendo teatro principalmente, ho studiato 3 anni in accademia teatrale e poi ho deciso di spostarmi un po' di più sull'ambito cinematografico e televisivo. E quindi adesso ho finito a maggio di frequentare l'accademia e vedremo il prossimo anno, sto provando ad entrare al centro sperimentale, vedremo. Non è facile ma è molto importante. Però se c'è la testa e la determinazione si può. Beh, dopo l'accademia così con Rossella Izzo ci può essere delle buonissime opportunità a riguardo per entrare nella scuola sperimentale di Roma. Noi ti facciamo in bocca al lupo con tutto cuore. Bene. No, la foto ce l'ho già. No, la foto la faccio io. La tengo io. Quanto è la foccia? Bene, buongiorno. La foccia? Faccia. Abbiamo la terza modella d'onore quest'anno. La terza modella d'onore arriva da Lodi. È una ragazza raffinatissima, con una classe innata quando sfila ed è una affermata indossatrice, si chiama Valentina Zambon, questo grande ha vinto per lei il titolo speciale alla finale nazionale del 20, quindi contento, la fascia, grazie a Valentina, ecco la tua insegna, perfetto. Pensate che lei ha vinto, ha già partecipato a tanti concorsi di bellezza, Miss Mondo, non so, so che ha vinto addirittura un titolo Miss Europa Continentale a Barcellona. Lei ce l'ha conti. Se qualcosa, Valentina, parla pure delle esperienze recitative che hai fatto, con una modella che stai facendo tantissime cose molto interessanti, dici pure qualcosa della tua vita. Allora, io come recitazione non faccio niente. Come modella sto parlando. Sì. Faccio diverse cose, tra cui sfilo soprattutto con gli abiti da sposa, però la mia grande passione è la veterinaria, infatti io faccio l'università veterinaria a Milano. Oh, brava! Bene, allora la quarta modella per l'arte addirittura arriva da Washington. In Italia che lavora e lavora con l'agenzia di Franco Battaglia e lavora tantissimo. Lavora tantissimo, si chiama Alessia Fischer. Alessia Fischer! Fila con tanti studisti di Milano, ma poi te racconti tu perché le grandi agenzie fanno e prendono avanti, ecco, non è cosa da poco. Non è i tacchi, ma non è bassa lo stesso. No. Allora, vai al centro, vai al centro. La fascia. Eccomi qui. Valerio, Franco, prego. Scusami. La fascia è un po' più avanti, venite un po' più avanti. Venite un po' più avanti. Non imballare, Venite un po' più avanti. Ok. Ecco, benissimo. Allora, ci racconti tu, Franco, l'attività di Alessia? Ma forse è meglio che Alex, vieni qua a dire che i lavori che fa lei io non me li ricordo tutti, vieni. Ci abbiamo il bunker di Alessia che lui sa tutti lui tra l'altro stila anche per Versace, voglio dire tutto si gioca in casa tra i grandi stilisti. Boh, lei ultimamente sta lavorando tanto, da sfilate, campagne pubblicitarie, editoriali, per tante riviste. Quali campagne pubblicitarie? Dove? Beh, ultimamente, non voglio dire, non ho fatto un catalogo appena tornato perché sono un po' rosso dalla Sicilia. Ha fatto una campagna di bikini, la nuova linea. Di abbronzanti. Ha fatto anche la campagna stampa di una grande azienda che si chiama Lay Stars. Lay Stars. Grande, bene.
abbiamo ospiti questi grandissimi pittori italiani che saranno i protagonisti, magari sentiamo anche la loro voce. Abbiamo il noto Guglielmo Mezzo, sentiamo cosa ci dice di questa serata. Molto bello, una bella serata, un'occasione di stare insieme degli amici, amici ritrovati, amici conosciuti, belle ragazze, una bella esperienza. Grazie. Benissimo. Poi abbiamo Landi, Bruno Landi. Ma io sono... Ecco, io ho fatto tante edizioni e ogni volta è un'emozione, è una selezione bellissima, piena di amici, bellissima. Sono anche un po' emozionato, ma posso dire che sono più che felice di partecipare sempre. Bene, abbiamo Maurizio Rinaudo. Buonasera, sono contento di essere qua con tutti voi, una bellissima serata, complimenti a Paolo che ha organizzato una cosa splendida, ormai da qualche anno che faccio questa manifestazione, mi è piaciuta molto, complimenti veramente, grazie. Bene, altro maestro è Luca Dall'Olio, vieni un po' più avanti, Luca. Buonasera a tutti, grande Paolo, siamo arrivati alla 40ª edizione, io sono felice di essere qui, il motivo c'è e spero di esserci ancora in futuro. Bene, abbiamo lo scultore Ottaviani. Ottaviani. Bene, siamo qui per farci ispirare, veramente io è la prima volta. Sono rimasto piacevolmente sorpreso, speriamo che succeda quella scintilla dove gli artisti ispirati dalle modelle coinvolgono il pubblico e lasciano un mattone per la storia. Certo, naturalmente avremo tanto pubblico. Abbiamo Bressanini da Rovato. Buonasera a tutti, dopo 20 anni che partecipo è sempre una grande emozione. Perché, anche perché la mia tematica è proprio la donna, dunque è una serata ideale, grazie. Allora chi è rimasto? Abbiamo... Sì, una serata molto coraggiosa, ho notato ci sono altre donne oltre mia moglie. Io ci dica qualcosa. Ho detto che è una serata coraggiosa, interessante e mi sono accorto che ci sono altre donne oltre mia moglie. Siamo il maestro Pedretti. Che fra i protagonisti della manifestazione sentiamo anche da lui un suo commento. In questi ultimi tempi si parla ovunque di bellezza, di arte. La modella per l'arte è 40 anni che tratta questo tema, quindi sono precursori e mi auguro che lo siano per altri 40 anni. Sono noti pittori di arte. Io quest'anno sono stata lanciata in questo modo di arte anch'io, perché Made in Italy lo sto cercando di portare anche a livello internazionale. Ho vinto un premio Vogue per la Martini con il mio abito classico Le Japon. E niente, per cui è un destino, qui sono qui con voi, con altri professionisti, con gente che ama l'arte, per cui onorata anch'io di esserci. E noi siamo molto contenti di aver avuto qui con noi nostra ospite, grazie Paolo Battaglia.
siamo qui in questo prestigioso locale, il Gilda, che ci ha ospitato da ben 17 anni. Abbiamo iniziato la prima tappa itinerante della manifestazione La Modella dell'Arte. Abbiamo festeggiato ben 4 modelle d'onore. Inizio con Eleonora. Cosa ci sa dire di questa serata? Si sente emozionata? Sì, tantissimo. È sempre una grande emozione essere qui alla Modella per l'Arte, perché è una manifestazione grandiosa che dà una visibilità incredibile a tutte noi ragazze, ci valorizza, e quindi io vorrei ringraziare in prima persona Paolo Vassallo e tutta l'organizzazione e tutti gli altri. Grazie. Le sue esperienze? Allora, io ho avuto quest'anno la grande opportunità di frequentare la scuola di recitazione di Rossella Izzo e di lavorare con dei registi importanti, famosi, come ad esempio Giulio Manfredonia, Stefano Reali, Fausto Vrizzi, Federico Moccia, esatto, e speriamo in bene. Continuiamo con la nostra Giulia, anche lei è stata una nostra finalista della Modella dell'Arte, però questa sera è stata premiata anche lei, come Leonora, come modella d'onore. Cosa ci puoi dire di questa esperienza? Buonasera a tutti, innanzitutto sentirsi amate, sentirsi onorate è meraviglioso per qualsiasi donna ed è questo che Paolo Vassallo fa da 40 anni quest'anno. È una bellissima esperienza, sono molto contenta di essere qua ancora. Le tue esperienze recitative, lavorative, di studio, università, ci sai dire qualcosa? Certo, io faccio amministrazione, finanza e marketing, faccio la scuola. E oltre a questo anche una carriera, sto iniziando la mia carriera nel mio piccolo televisiva, ho fatto Miss Italia l'anno scorso e The Voice quest'anno. Certo, a The Voice of Italy Carrà è stata in trasmissione insieme a Max Pezzali, Miss Killa e Dolce Nera. Bene, continuiamo con la nostra Valentina Zambon. Anche lei è stata una nostra finalista della Modella dell'Arte, ha vinto un premio speciale, non indifferente. Questa sera anche lei è qui come madrina d'onore. Ci racconti un po' le sue esperienze. Allora, io ho lavorato nel campo della moda e lavoro nel campo della moda come modella e indossatrice, soprattutto di abiti da sposa. E poi ovviamente studio all'Università Veterinaria di Milano, perché il mio grande sogno è curare gli animali, aprire un mio piccolo centro, diciamo, di grandi animali però. Benissimo. Bene, continuiamo con la nostra Alessia, anche lei è stata una nostra finalista della Modella dell'Arte di questo anno e in modo sorprendente è stata anche lei eletta, come con le altre, modella ad onore. Le sue esperienze, so che lavora con l'imprenditore Franco Battaglia, sta facendo tantissime cose sulla pubblicità, sfilate, giusto? It's been amazing. Allora, è stato bellissimo, ho lavorato tantissimo e sono state esperienze fantastiche. Quello che ho fatto in realtà nella moda è stato un po' diverso da tutto quello che ho fatto, che hanno fatto magari anche le altre ragazze. È stato bellissimo, sono stata in Sicilia fino a ieri e quello che mi è rimasto è, oltre alla scottatura della pelle, anche il buon cibo della Sicilia. No win, no way out, no glory. Gotta go, gotta move, gotta make it out. Gotta go, gotta move, and I'm moving now. We'll be right back.
bellissima. Abbiamo una ragazza che abbiamo conosciuto questa sera, perché lei mi pare sia di Domodossola, dico bene? Allora raccontaci cosa fai nella vita, intanto come ti chiami e che cosa svolgi nella tua attività. Mi chiamo Andrea Baran, io sono... arrivo dalla Slovacchia, però da tanti anni che abito a Domodossola e ho partecipato a tanti concorsi, quali ho, uno di quali è Miss Universo, Miss Bikini e vari altri, il quale ho vinto anche varie selezioni. Perfetto, perfetto. Abbiamo scoperto una ragazza che ha già fatto delle iniziative, delle manifestazioni di questi concorsi e questa sera probabilmente magari qualche pittore la potrà scegliere come musa ispiratrice. Quindi la salutiamo con questo augurio. Grazie. Grazie. Ho un caro amico, Valerio Mera, che mi segue da più di 30 anni a questa manifestazione, ne ha presentate tantissime, da Acque Terme al Casinò di Campione e poi ancora... Lago Maggiore, vi dicendo. Allora i nostri amici volevano sentire un suo commento appunto su questo evento. Ma io direi che un libro è stato chiamato I miei primi 40 anni e si addice il titolo anche a questa manifestazione. Modella per l'arte è vero che esiste da tanti anni, è vero che ha portato fortuna a tante star, è vero che io ho presentato e presenziato tantissime edizioni, però credo che sia veramente agli inizi, perché è una manifestazione che nella sua tradizione è sempre giovane, ha ancora tante cose da dire, è l'unica in Italia che abbina l'arte con la bellezza, la vera arte di maestri pittori professionisti di grande valore con modelle professioniste, e quindi credo che sia ancora una pagina da scrivere, forse più di una. E quindi i miei primi 40 anni di Modella per l'Arte avranno secondo me molte sorprese ancora per tutti voi. Speriamo che in queste sorprese sarò presente anch'io, sempre come amico e come testimonial di un affetto che mi lega a Paolo Vassallo da più di anni, da più anni di quelli che è nata Modella per l'Arte. Ciao a tutti da Diana, e sono qui con Rachele, e, ciao Rachele. Ciao Diana. Vuoi sapere come ti sei trovata stasera qua? Questa sera mi sono trovata davvero bene, è stato per me un onore partecipare a un evento di tale portata e conoscere comunque persone molto importanti, e è stato davvero un onore per me ricevere questo invito, davvero. E quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, diciamo che io mi occupo di cinema, moda, spettacolo. I nostri progetti futuri sono appunto continuare in questo campo della televisione, del cinema. Ad esempio la prossima settimana saremo ospiti con i principi ereditari di tutta Europa, poi ho un tour estivo da fare a Milano, in Toscana, nelle varie località italiane, e sempre proseguire in questo campo. Sono qui con Angie. E, Angie, ciao, come ti sei trovata stasera qua? Ciao a tutti, buona serata. Mi sono trovata benissimo, anche perché c'era un evento top fashion, perché come tu ben sai Diana, io sempre ho detto che l'eleganza non ha età. A me piace, tutto lo fashion, tutto talk, per dirlo. Allora, il mio slogan è: l'eleganza non ha età, non ha colore della pelle, non ha riunione, non ha religione. Una donna può essere elegante a 5 come a 80 anni. Perciò mi sono trovata de Dio. Diana. Grazie. Poi vorresti raccontarci un po' delle tue esperienze, del tuo lavoro? Allora, io prometto che dico che io sono stata un'ex Miss Eleganza in Venezuela nel 85, ho 47 anni, organizzo eventi in tutta la zona, lo che è Milano, Lago Maggiore, Varese, portando questo slogan: la eleganza non ha età, non ha, misure, non ha colore della pelle, non c'è religione. Io sono qui con Serena. Ciao Serena, come ti sei trovata questa serata qui?
Benissimo, è stata una serata molto molto bella all'insegna dell'eleganza e mi sono trovata molto bene. Bene, e vorresti raccontarci quali sono i tuoi piani futuri? Certo, certo. Io vorrei fare la modella, però sinceramente in programma avrei altre cose, tipo fare avvocato, giurisprudenza e studiare soprattutto. Poi nel secondo piano. Inaugurerà a Sarnico una mia personale, ho arredato tutta la città di Sarnico con le grandi sculture insieme all'inaugurazione della passerella di Cristo, il famoso sul lago di Seo, e nascerà la prima città museo d'arte contemporanea creata dalla mia associazione appunto eclettica, quindi da me, dove sarà un circuito internazionale e inaugureremo simbolicamente proprio con Cristo, con questo evento. E io seguo già le strade con vari consolati per poter fare questa città museo in varie parti del mondo, restituire l'arte al popolo. Arte è un messaggio iniziatico, non c'è bisogno di capire. Non è matematica, dal momento che uno ha visto una cosa, tutto questo lo trasformerà. E quindi per questo noi intendiamo selezionare e aggregare artisti di varie parti del mondo e nei loro paesi, cioè creare questi momenti dove la popolazione potrà avere il frutto di un turismo culturale e commercializzare quei derivati dell'arte che potrebbero dare quindi un valore alla loro esistenza, quindi non è l'artista che diventa commerciante, ma dare una mano ai centri, non sono città, sono villaggi che hanno bisogno di personalizzarsi, come le nostre città sono state personalizzate dalla storia. Quindi venite a Sarnico, e la mostra durerà un mese, e la mostra interna, oltre a tutta la città, è nella Pinacoteca della città. Grazie di essere stati qui con noi questa sera in questo meraviglioso locale, il Gilda, che ha ospitato l'evento, la manifestazione, la modella per l'arte. Buonasera a tutti. (Sussurra)